Una studentessa della nostra scuola di specializzazione in psicoterapie sistemico strategiche mi dice questa cosa. Mi fa: Flavio, avevo questo paziente con cui ho fatto una terapia, una seduta, ma durante la seduta sentivo che mi portava a spasso, non riuscivo ad avere dei punti fermi. Lei aveva sentito di non aver concluso nulla e da qui mi è venuta l'idea per questo video, perché in effetti non è una cosa rara. Magari la persona è confusa o sta cercando di chiarirsi le idee, o magari proprio un suo stile comunicativo o uno stile di pensiero. Fatto sta che hai la sensazione di essere una pallina di un flipper che va da una parte all'altra, sbatte da un punto all'altro finché alla fine, tling, finisce la seduta, la pallina cade nel buco e non hai fatto un gran punteggio. Vediamo allora qualche consiglio, qualche suggerimento per imparare a rimettersi in carreggiata ed evitare di essere portato a spasso durante una seduta. Può essere la prima, può essere la seconda, qualunque seduta della terapia. Numero 1, definisci bene il problema. Semplice ma vitale. Se non hai chiarito esattamente, magari con degli esempi concreti, il problema, avrai molto probabilmente la sensazione di essere portato da una parte all'altra. Magari anche semplicemente perché lui pensa di star parlando della stessa cosa che tu hai in mente, ma tu magari ne hai in mente un'altra. Come ho già detto in un video sulla definizione del problema, fatti fare una descrizione operativa del problema con parole semplici, con degli esempi, così da far sì che tu e il tuo paziente siate certi di aver compreso la stessa cosa, di star lavorando sulla stessa cosa. Numero 2, definisci bene l'obiettivo della terapia, che, attenzione, non è la stessa cosa del problema. Posso avere come problema i costanti litigi con mia moglie, ma posso avere come obiettivi il fatto di reagire in modo calmo, farle capire meglio il mio punto di vista, sopportare quelle situazioni con ansia, capire che cosa l'innesca e ancora, 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 ancora. Se non hai definito chiaramente l'obiettivo a cui mirare, è molto probabile che tu durante la seduta ti senta persa. Numero 3, torna all'obiettivo e/o al problema durante la seduta. Mi capita spesso che quando ho l'impressione che stiamo andando a spasso, mi domandi: ma qual era l'obiettivo che dovevamo raggiungere? Ma qual era il problema su cui stiamo lavorando? E in quelle situazioni in cui appunto magari c'è la sensazione di stare un attimo deragliando, mi permette velocemente di capire, fare mente locale, capire se effettivamente stiamo continuando ad andare nella direzione giusta o se devo fare delle domande ad hoc per riprendere il binario giusto o fare degli interventi particolari per appunto riconcentrarsi su quello che era l'obiettivo o il problema che avevamo stabilito. Questo mi permette di introdurre anche la numero 4, cioè priorizza. Priorizzare significa di chiedere alla persona di dare delle priorità. Magari durante la stessa seduta puoi proprio chiedere alla persona, interrompendolo un attimo: mi scusi, mi faccia capire bene, mi sembra che ci sono diverse cose che ha messo sul piatto. Qual è per lei la più importante su cui dovremmo incominciare a lavorare adesso? Così durante la seduta, se per caso si sposta su altre cose, potrai dirle: mi scusi, mi pare che avevamo deciso di lavorare su X, mentre adesso mi sta parlando di un'altra cosa. Vuole che torniamo a quello o preferisce che ci concentriamo su questo? Numero 5, chiedi feedback, sempre e comunque. Se hai definito bene problema, obiettivo e priorità, durante la seduta potrai sempre chiedere alla persona se effettivamente siete in carreggiata, se vi state concentrando su quello, se siete nella direzione giusta. Puoi chiedere, per esempio: mi scusi, ma stiamo sempre parlando di X, di quella cosa lì, oppure non lo so, in che modo quello di cui mi stai parlando si collega all'obiettivo che avevamo definito? Io non ho paura a far vedere che in certi momenti mi sfugge qualcosa, se mi sfugge, anzi, è un ottimo modo per far vedere alla persona che effettivamente la stai ascoltando e che effettivamente vuoi capire meglio tutta la situazione, per far sì che non ti sfugga niente e che tu possa esserle utile. Numero 6, tecnicozza, usa la Miracle Question. Uno dei miei video è proprio su questa tecnica, che può essere utilizzata anche proprio per fare maggiore chiarezza. Se c'è un punto in cui senti che non sai dove stai andando, non capisci qual è la direzione, puoi proprio chiedere alla persona: mi scusi, ma se domani avvenisse un miracolo, che cosa le farebbe dire che il suo problema è risolto, oppure che il suo obiettivo è raggiunto? Da cosa lo noterebbe? In questo modo fai venire a galla i pesci, identificando un po' di obiettivi su cui lavorare o di passi da fare o di punti fermi da raggiungere. Ultima di questo video, usa la tecnica del come peggiorare. Anche su questo ho fatto un video e si tratta sostanzialmente di chiedere alla persona che cosa potrebbe fare in modo deliberato e volontario per peggiorare la sua situazione. A volte, se la persona mi sta dicendo tutto e il contrario di tutto, le chiedo non:
la miracle question, ma cosa potrebbe fare per peggiorare? Cioè non le chiedo cosa succederà quando il problema si risolverà, ma cosa dovrebbe fare o continuare a fare per mantenere la situazione così o renderla addirittura peggiore. Anche in questo caso lo scopo è quello di far emergere, venire a galla i pesci, di avere dei punti fermi, solo che in questa situazione non identificherai degli obiettivi da raggiungere, ma al contrario identificherai delle cose che la persona non deve più fare, deve smettere di fare, o magari proprio verso le quali non deve tendere, quindi per opposto identificherai quelle verso cui tendere. Ecco qui, questi sono i miei 7 suggerimenti, i primi 7 interventi che mi vengono in mente. Ce ne sono sicuramente altri, puoi parlarne qui nei commenti o nel nostro gruppo Facebook Terapie Brevi. Se li applichi fammi sapere come va, io li trovo molto utili. Penso che possano essere un ottimo modo per far sì che la persona non ti porti a spasso.